In aperta e offensiva contraddizione con le dichiarazioni del Comando Supremo Germanico in Italia, vengo informato che si stavano ponendo le cariche di esplosivo a tutti i ponti, compresi i due monumentali. Dopo difficoltà tutt'altro che lievi, riesco a conferire coi rispettivi capi artificieri. Riferisco le promesse ricevute, tento ogni via umana, anche quella della voce grossa, ma cozzo contro una muraglia insormontabile. E quando, vista vana ogni ragione umana, passo a voce alta a denunciare la grave responsabilità che i tedeschi si assumono col gesto che stanno per compiere, vengo duramente trascinato al centro del ponte, con la minaccia di legarmi accanto ad un forno da mina. Sono le 19 circa, sono ormai solo e senza parola. Esco dalla città. Sulla sommità di una collina, in vista del ponte di Castelvecchio, seguo ad attendere ciò che ormai è ineluttabile. Poi un polverone immenso, da cui lentamente, confusamente mi pareva intravedere affioranti sulle macerie i monconi delle due grandi pile. Ma è dal momento stesso della distruzione, mentre affranto, disfatto e sconfitto rientro in famiglia, che formulo a me stesso il fermo proposito di tendere con ogni energia alla ricostruzione. Gli attuali principi che guidano il nostro lavoro di restauro sono chiari sul concetto che un monumento distrutto non possa né debba essere ricostruito. Nel caso del nostro ponte, essendo questo in realtà soltanto elemento complementare di un complesso fortificato del quale rimanevano intatti il castello, le spalle e le pile del ponte stesso, la parte distrutta veniva a limitarsi ai soli archi e alla sovrastante merlatura. Volumetricamente, quindi, una parte esigua nei confronti della massa generale del monumento. È per questo che, dopo ponderata meditazione, è stato scelto il partito della ricostruzione integrale.